Ma qual è la tecnica principe per la risoluzione degli attacchi di panico? Nel video 1 abbiamo visto come impostare una corretta definizione del problema e dell'obiettivo in prima seduta con gli attacchi di panico e nel video 2 abbiamo visto le tecniche principali da utilizzare in prima seduta. E ora? Ora vediamo cosa fare in quelle successive, partendo dalla tecnica principe per sbloccare gli attacchi di panico in seconda seduta. Ci tengo però a fare una premessa. Se conosci le mie impostazioni saprai per certo una cosa, le tecniche non sono tutto. Il semplice fatto che diversi approcci siano ugualmente efficaci per lo stesso problema ci fa capire che il termine tecnica elettiva può confonderci. Però possiamo senz'altro dire che nella terapia strategica la tecnica che sto per presentarti è decisamente quella d'elezione per gli attacchi di panico. E ovviamente si tratta della peggiore fantasia, non so se qua si può aggiungere un rullo di tamburi, non lo so, se sì, se no vedrete me che faccio questo senza suoni. Prima di tutto però calma un attimo, perché quando arriva il cliente, per prima cosa, nella prima seduta, devi accertarti di come sono andate le cose nelle settimane o giorni precedenti. È importante perché potrai ridefinire i risultati ottenuti in base all'applicazione delle prescrizioni che gli avevi dato. Ad esempio, se la persona ha applicato il diario di bordo, potrebbe essersi già resa conto che c'è stata una diminuzione della frequenza, dell'intensità, della durata degli attacchi. Allora, in questo caso è importante evidenziare l'importanza dello spostamento dell'attenzione dalle proprie sensazioni corporee come risolutivo, come d'aiuto quantomeno, per ridurre per l'appunto la frequenza, durata e intensità dell'ansia. Peraltro, tutto questo ti sarà utile per anche capire l'aderenza della persona ai compiti che le prescrivi e vedere se ci sono dei problemi magari di motivazione, di relazione o quant'altro. Fatta questa indagine puoi finalmente applicare la tecnica elettiva, la peggiore fantasia. E ovviamente, come è già successo negli altri video, evito di spiegartela qui, ma semplicemente perché c'è già un video dove ne parlo, si chiama Attacchi di panico, la tecnica della peggiore fantasia, ne parlo approfonditamente, quindi evito di ripeterla qui. Se ne hai bisogno la puoi andare a vedere lì e ovviamente a studiarla sui testi di riferimento. Ti ricordo giusto che in questa seduta dovrai andare a prescriverle la forma da 30 minuti ed a utilizzare un linguaggio suggestivo. Che significa? Significa da un lato dovrai andare a fare degli esempi mentre gliela comunichi che calzino alla vita e alla problematica in particolare della persona che hai di fronte. Dall'altro che dovrei usare una prosodia lenta ma non troppo e quasi musicale, in modo tale che porti la persona ad avere uno stato di assorbimento interiore, quasi di trance, che favorisca l'aderenza alla prescrizione. E poi? Poi la seconda seduta in realtà finisce qui e arriviamo alla terza seduta dove se tutto è andato per bene, c'è stata aderenza e il problema effettivamente è quello degli attacchi di panico, ci sarà già una riduzione notevole dell'ansia e degli attacchi di panico, comunque significativa. A questo punto fai sempre l'indagine, io non te lo ripeto perché lo do per scontato, potrebbero esserci delle ristrutturazioni che inizino a far vedere meglio alla persona il risultato di quello che ha ottenuto e che in parte descrivo appunto nel mio video di prima degli attacchi di panico, la tecnica della peggiore fantasia e che ovviamente c'è nei testi di riferimento e andrai a prescrivere la peggiore fantasia, terza seduta, 5 volte per 5 minuti ogni volta. E se tutto continua per bene, nella quarta seduta prescriverai la tecnica al bisogno, cioè la peggiore fantasia da fare solo al bisogno. Anche qui, ragazzi, non la ridescrivo perché la trovate scritta nei libri e descritta all'interno del mio video. Quindi siamo intorno alla quarta, quinta seduta. Se tutto prosegue linearmente, la persona avrà individuato che c'è una diminuzione della frequenza, dell'intensità e della durata dei sintomi notevole e diffusa, cioè generalizzata a diversi contesti. Se invece non dovesse essere tutto completamente lineare, devi capire dove andare ad aggiustare qualcosa. Ma se tutto sta andando come va nella grande maggioranza dei casi, è il momento del consolidamento. Innanzitutto cosa devi fare? Percepire, vedere, indagare, più che percepire, se ci sono ancora degli evitamenti. Se
Se ci dovessero essere, allora fatti fare una lista degli evitamenti, le cose che la persona ancora evita, partendo dal peggiore fino a quello più semplice che potrebbe cominciare a controevitare già dalla volta scorsa, la volta prossima. E ovviamente glieli andrai a far affrontare di volta in volta, di seduta in seduta, uno per uno, o anche più alla volta. Generalmente la persona poi torna che ne ha affrontati più di uno alla volta, utilizzando la tecnica della peggiore fantasia al bisogno. Contemporaneamente, quando la situazione comunque sta andando relativamente bene e la persona sta soltanto affrontando gli ultimi evitamenti, o anche se non ce ne dovessero essere più, puoi iniziare a utilizzare la tecnica della scala. Anche questa puoi andartela a vedere in un altro video che è, lo devo leggere perché non me lo ricordo a memoria, tre modi per utilizzare la tecnica della scala. Se la persona si dà un punteggio basso ancora, devi valutare che cosa succede, perché si dà questo punteggio, cosa dovrebbe cambiare per farle dire che è a un punteggio più alto e lì andare a operare e fare delle modifiche dove necessario. Se il punteggio invece è tra il 6 e il 7, puoi iniziare a utilizzare la tecnica del come se. Chiede alla persona di domandarsi ogni mattina cosa farebbe quel giorno se fosse un gradino più in su rispetto a quanto ti ha detto. Sceglie poi la cosa più piccola dalla lista e la mette in atto. Ogni giorno mette in atto una cosa diversa e tutto qui fino a che i gradini non continueranno a salire, arriveranno a 7, 8, 9. C'è chi arriva al 10, c'è chi invece si trova tra il 9 e il 10. A volte è utile anche proprio ristrutturare e dire, sai, raramente si sta sempre a 10, quindi forse ci possiamo accontentare. E qui finisce la tua terapia, puoi andare con i follow-up. Tutto qui. Tutto qui. Se nella nostra scuola di specializzazione dedichiamo un intero weekend, non 3 minuti di video, agli attacchi di panico, soltanto alle versioni di attacchi di panico, e un semestre ai disturbi d'ansia, senza parlare delle supervisioni e dei ripassi successivi, un motivo ci sarà. Però spero che questi video ti abbiano dato un'idea di come funziona la terapia strategica per gli attacchi di panico, una delle possibili modalità di funzionamento, la più tipica in realtà, e di come studiarla al meglio, quindi per non andarci tu alla fine nel panico. Oh, tra una settimana parliamo di un caso clinico.